direttore, oggi una grande prova di carattere, anche oggi la squadra è riuscita a rimontare uno svantaggio, non era semplice contro una squadra come l'Atalanta. Gara molto complicata, difficile, una partita nella quale loro, soprattutto nella prima frazione, sono stati molto bravi a chiudere gli spazi e a ripartire, così come la caratteristica di questa squadra che, ricordiamoci, una ventina di giorni fa è andata a sbancare San Siro contro il Milan. Una squadra e una partita che nel primo tempo si è mantenuta in grande equilibrio e che poi per certi aspetti questo equilibrio si è rotto proprio per quella rete, definiamola rocambolesca, che abbiamo preso inizio ripresa. Da lì la partita è cambiata sotto l'aspetto dinamico, è cambiata sul piano dei ritmi, è cambiata sul piano delle verticalizzazioni, le squadre hanno impresso un altro ritmo alla gara, siamo stati bravi a trovare il pari in una manciata di minuti da parte di Spolli e poi il secondo gol nostro è stato una gemma dal punto di vista della manovra, di questa palla che corre in verticale a triangolazioni e alla conclusione di Barrientos sul palo opposto rispetto a incrociare il portiere, sul palo opposto rispetto alla direzione dell'estremo difensore ospite, quindi siamo andati sul 2-1 e poi l'abbiamo portata in porto un po' con le unghie, un po' con i denti, magari soffrendosi in troppo perché abbiamo dato una palla a gol all'Atalanta negli ultimi secondi di gioco e sotto questo aspetto dobbiamo sicuramente migliorare. Direttore, ancora una volta questa squadra va sotto in casa eppure riesce a ribaltare il risultato, questo dimostra grande determinazione, grande convinzione nei propri mezzi. Dimostra che c'è grande compattezza, che si lavora e si rema tutti dalla stessa parte, che si lavora all'unisono cercando tutti nei reciproci ruoli di lavorare per il Catania. E questo gruppo ha dimostrato a più riprese che è un gruppo fatto di solidità che soprattutto nel momento delle avversità sa tirar fuori le qualità migliori e questa è una grande garanzia per il futuro. Una piccola nota statistica, anche se siamo solamente all'inizio campionato, dopo 5 partite il Catania ha addirittura 2 punti in più rispetto a quello della scorsa stagione, l'obiettivo adesso è comunque la salvezza. I punti in più è importante averli a fine stagione, non adesso è un risultato parziale, noi abbiamo un obiettivo di straordinaria importanza che è quello di raggiungere la salvezza e dico sempre che per una squadra come la nostra vale la qualificazione in Champions League per una grande squadra. Non dimentichiamoci che quest'anno siamo di fronte al campionato più competitivo per la parte medio-bassa classifica degli ultimi anni e quindi questo deve essere il nostro traguardo sul quale tutte le componenti, i giocatori, la società, lo staff tecnico, il pubblico, chi cura la parte dell'informazione, cioè voi, dobbiamo rimanere concentrati perché questo è il nostro obiettivo e guai a abbassare la guardia. Però guardare la classifica e vedersi in coabitazione con Roma e Fiorentina allo stesso posto dà una bella sensazione. Sì, dà una bella sensazione, ma è importante guardare la classifica all'ultima giornata di campionato. Adesso è troppo presto, è una soddisfazione per tutti noi che lavoriamo, in primis per i ragazzi, perché rafforza quei concetti di autostima che sono fondamentali nella crescita del singolo e del collettivo. Io dico che vincere aiuta a vincere, perché rafforza quelle che sono le proprie convinzioni. E questa è la cosa importante assieme al carattere che la squadra pone sul terreno di gioco. Direttore, le chiedo dal suo punto di vista, da dirigente, come si può gestire a livello mentale un errore commesso dal portiere come in questa occasione, nonostante il risultato comunque alla fine abbia mitigato questo sorto di errore? Si gestisce con il fatto che si va a vincere la partita e che quando segniamo il gol del pari Almiron parte e va a consolare e rincuorare il portiere. Ecco, questo è un segnale, è un valore importante. Si riparte da lì nella costruzione di un gruppo. Grazie. Okay.